secondo punto della nostra scaletta faceva riferimento al concetto di nome in Pirandello, e non possiamo parlare di nome in Pirandello senza pensare a che cosa per lui il nome rappresenti. I concetti chiave che secondo me devono comparire nel vostro quaderno sono sicuramente quelli di vita, vitalismo, trappola, maschera, e quindi ecco che il nome in questo caso diventa l'opposto del vitalismo. L'opera di riferimento per parlare del nome è quella di Uno, Nessuno e Centomila, l'ultimo romanzo di Pirandello, e quello che segue i quaderni di Serafino Gubbio, Operatore, un altro bellissimo romanzo, e in particolare, sempre dal mio libro, dalla mia edizione, questa spiegazione verterà sulle ultime pagine di Uno, Nessuno e Centomila, la vicenda quindi di Vitangelo Moscarda. E parte tutto da quando la moglie gli fa notare che lui ha il naso un po' storto. Ecco che lì questa semplice, quasi banale osservazione crea proprio all'interno della persona di Vitangelo Moscarda una crisi di identità. Forse inizia a pensare: io non sono quello che ho sempre pensato di essere. Si rende conto che gli altri non lo vedono come lui si è sempre visto. Ed ecco perché il tema chiave di quest'opera di Pirandello è appunto la crisi dell'identità. L'io, chi sono io? Sono davvero la persona che sono o sono ciò che gli altri vedono di me? Oppure sono la maschera che assumo per far fronte alle diverse trappole che la vita mi pone davanti? Penso alla famiglia, penso al lavoro. Giusto, ci rendiamo conto che per il datore di lavoro, per esempio, siamo una persona, per i nostri genitori un'altra, per il nostro fidanzato un'altra ancora. Ecco allora il concetto di maschera che l'individuo veste su di sé in base ai diversi contesti sociali in cui si trova ad operare. Contesti che lo influenzano profondamente e che contribuiscono a paralizzarlo in una forma di vita che non è propriamente ciò che vita è, perché per Pirandello sappiamo che la vita è, sappiamo l'importanza del vitalismo, questo continuo fluire in incessante che non può essere come un enorme fiume, ecco, il suo fluire non può essere fermato. Ed ecco perché la pazzia, penso qui a Vitangelo Moscarda alla fine, etichettato da prima come usuraio, poi come fedifrago e anche come folle alla luce dei fatti. Ecco perché, ripeto, la follia di personaggi come Vitangelo Moscarda oppure chiaramente il famosissimo Belluca è vista da Pirandello come una sorta di liberazione. Follia quindi non come qualcosa di negativo, ma come le rompere della vita che appunto propriamente si libera da tutti i vincoli che la società impone all'individuo. In particolare, delle ultime pagine di Uno, Nessuno e Centomila, mi faceva piacere leggervi un piccolissimo estratto di riflessione proprio legato al nome. Noi sappiamo che il nome è qualcosa di estremamente importante, no? Ci presentiamo, diciamo il nostro nome, identifichiamo tutti gli oggetti, tutte le cose con un nome. Ecco che Vitangelo Moscarda rifiuta alla fine del romanzo il proprio nome, lo rigetta, lo sente come qualcosa di forzato e che non gli appartiene. Ed ecco allora che a pagina 586 del mio manuale Pearson vi leggo questo breve estratto. Eppure mi vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un significato così diverso da quello di prima che avrebbero potuto risparmiare a quel povero svanito là, barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto turchino, la pena d'obbligarlo a voltarsi ancora quel nome, come se realmente gli appartenesse. Quindi gli altri si ostinano a chiamarlo ancora Vitangelo Moscarda, ma in realtà è qualcosa che lui ha già abbandonato dentro di sé. Nessun nome, nessun ricordo oggi del nome di ieri, del nome d'oggi, domani. Se il nome è la cosa, se un nome
è in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi, e senza nome non si ha il concetto e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita. Ebbene, questo che portai tra gli uomini, ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace, non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. E chi ha concluso? Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude e non sa di nomi la vita. Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero, nuvola, domani libro o vento, il libro che leggo, il vento che bevo, tutto fuori, vagabondo. Ecco, questo estratto secondo me era particolarmente importante perché ci fa capire quindi come anche il nome sia nemico del vitalismo, ecco perché ho intitolato proprio così l'intervento, il nome nemico del vitalismo, e sia qualcosa che l'uomo pirandelliano deve lasciare dietro di sé, quello stesso nome che in realtà è quella stessa identità che, se vi ricordate, Mattia Pascal aveva tentato comunque di ripristinare quando aveva tentato di crearsi una nuova vita. E poi qual è la soluzione? E vado a concludere perché secondo me sto già sforando. E qual è la soluzione che trova alla fine Vitangelo Moscarda? Beh, quando dice sono quest'albero, no? Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove, albero, nuvola, domani libro, vento. La vita è un fluire incessante e l'uomo non deve riconoscersi in una maschera di se stesso, non deve restare chiuso all'interno delle trappole che gli impone la società. E ecco che deve invece riconoscersi con il tutto. Una sorta di visione panica dell'esistenza che ci richiama sicuramente lo state pensando, la pioggia nel pineto, no? Di D'Annunzio. Però pensateci bene, c'è una sottile differenza, e se ci pensiamo molto molto bene, anche non proprio sottile. In D'Annunzio il panismo era la fusione del superuomo con il mondo, per così dire, quindi una visione del panismo elitaria. Qui invece in Pirandello è una visione panica più proletaria, chiamiamola, più comunitaria, cioè aperta a tutti, tutti gli uomini possono farne esperienza se però sono in grado di liberarsi da quelli che sono i vincoli della società. Quindi questo passaggio secondo me è davvero molto molto bello. Vedete? Io non l'ho più questo bisogno, quello di avere un nome, perché muoio ogni attimo io e rinasco nuovo e senza ricordi. Vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. Bellissimo Pirandello, impegnativo ma meraviglioso.